Sì, cara, la collezione sarà sublime. Ho trovato una location fantastica, tesoro. Accidentoli. Scusa che sono un attimo inciampata. Però qui bisogna asfaltare, eh. Qui bisogna asfaltare, ci va una moquette. Perché i sassi non vanno bene sui tacchi. E quindi sì, ma poi ma chi li ha messi qui questi rami? Questi alberi, ma non era qui la strada per il mio palco? Mi sembrava che fosse qui. Scusa, scusa cara, ti richiamo un attimo, eh. Oddio, mi sono persa. Ciocco, dove sei? Qui devono passare i camion, Ciocco. Questi alberi devono andarsene. Ciocco! Ciocco! Ma dov'è la strada per la mia sfilata? E la mia balena, dov'è, Ciocco? La mia balena, dov'è Ciocco? Ciocco! Oh. Ciocco, dobbiamo trovare la balena, Ciocco! Così abbiamo fatto un sacco di buche, ma davvero un sacco! Perché i ragazzi ci hanno portato tantissimi germogli. Io adesso ho le braccia distrutte. Sì, e poi abbiamo messo i germogli nelle buche. Abbiamo piantato degli alberi, è stato forte. Io poi ho fatto la mia danza magica delle foglie e sono cresciuti in un lampo. Bene, bene. Io e Bocca Storta siamo contenti di come avete gestito l'emergenza. Quindi adesso siamo di nuovo custodi del bosco? Non correre troppo, Fruscia. Miss Smocket non si arrenderà così facilmente. E poi c'è tutta la sua immondizia da pulire. No, ma aspetta, vuoi dire che dovremmo essere noi a pulire tutto questo macello? Pensate forse di riuscire a convincere Miss Smocket a farlo? Fangamarcia! Ciao ragazzi, loro non lo sanno, ma io parlo! Sì! Proprio io sono la balena. Sapeste quanto mi manca il mare, la mia casa, le nuotate, le onde. A tutti noi capita di guardare con nostalgia a qualcosa che avevamo quando eravamo piccoli e che ora non c'è più. Ma sapete, le cose cambiano, il mondo cambia. E se vogliamo che cambia al meglio, dobbiamo cambiare anche noi. Dobbiamo crescere, imparare a fare cose nuove per salvaguardare e rendere sostenibile il nostro mondo, come hanno fatto Fruscia e Grugno, che hanno imparato a fare qualcosa di nuovo, piantare nuovi alberi nel Bosco delle Meraviglie. Ma anche fuori dal bosco le persone trovano modi nuovi e innovativi di cambiare le cose. Per esempio, sapevate che ci sono associazioni che vi permettono di adottare un albero a distanza attraverso internet? Fate un salto in rete a vedere come cambiano il mondo. E iniziamo a chiederci, senza più smettere, cosa nel nostro piccolo possiamo fare per cambiare noi e il mondo in meglio. Chissà che nelle prossime avventure non troviate qualche spunto interessante. A presto!